Ciao a tutti galassie, oggi siamo di nuovo su Undertale e ho fatto un pochino, cioè sono andata al confine con le rovine e niente, Flowey mi ha detto che praticamente sono un idiota e che non avevo soltanto il potere di... Il ramo si è rotto da solo, va bene. Il potere di risparmiare la gente e niente, che ero stupido, così a caso. L'ho visto, Sans! Ma guardalo, ma ti vedo! Non lo so. Adesso dovete stoppare il video e dovete dirmi se anche voi l'avete visto. Ciao, Sans! Umano? Sì! Ma cosa? Questa scena vale tutto il gioco. Il vecchio scherzo del cuscinetto rumoroso nella mano. Un momento. Per caso già lo conoscevi? Ti sei girato prima che lo dicessi. Strano. Vabbè, sei un umano, giusto? Io sono Sans. Sans lo scheletro. In realtà ora dovrei sorvegliare per vedere se arrivano degli umani. Ma sai, in realtà non mi importa di catturare nessuno, ma mio fratello, Papyrus, è un fanatico della caccia agli umani. Ehi, in realtà, credo che sia lui quello giù. Un'idea, passa per sta specie di cancello. Sì, attraversalo, il mio fra ha fatto sbarre troppo larghe. Ma cosa? Presto, ti trovo la lampada alla forma di conveniente. Voi adesso mi dovete spiegare perché c'è questa cosa. Bella fra? Bella un corno, fratello. Sono passati 8 giorni e tu ancora non hai calibrato i tuoi puzzle. Te ne stai fuori dalla guardiola e basta. Ma cos'è che fai? Fisso quella lampada, è bella forte. La vuoi guardare? No! Non ho tempo per questo. E se passassi una mano di qui? Voglio essere pronto. Farò io, devo farlo io. Io catturerò un umano. Allora io, il grande Papyrus, avrò tutte le cose che più merito. Rispetto, riconoscimento, potrò finalmente entrare nella guardia reale. La gente chiederà di essere mia amica. Sguazzerò in una doccia di baci ogni mattina. Forse questa notte deteriorerà. Ma cosa? Sans, non sei di aiuto, pelandrone. Non fai altro che star seduto a tergiversare. Sei sempre più pigro ogni giorno che passa. Ehi, vacci piano. Oggi ho avuto troppo lavoro da fare. Schede troppo. Perché? Sans! Su via, stai sorridendo? Sì, e lo odio. Perché una persona grandiosa come me deve fare tanto per avere un po' di riconoscimento? Wow, sembra che tu stia davvero lavorando, riducendoti all'osso. Ma cosa? Vado a occuparmi dei miei puzzle. Quanto al tuo lavoro? Mettici un po' più di spina dorsale. Nye! Perché? Che poi non ho mai capito cosa si fa. Ok, puoi uscire ora. Posso muovermi? Ok. In realtà, ehi, odio seccarti, ma ci siamo appena conosciuti. Ma mi puoi fare un favore? Stavo pensando, ultimamente mio fratello è un po' giù di corda. Non hai pensato? No, non ho mai visto un umano. E vederti lo rallegrerebbe. Tranquillo, non è pericoloso. Anche se ci prova. Ma povero. Grazie mille, vado avanti. Vabbè. Sì, un salvataggio manuale. La comodità di quella lampada ti riempie ancora. Posso immaginare. Cioè, chi non si mette. Cioè, chi non prova conforto in una lampada? Cerotto. What? Oh, non ho fatto domande. No! Sciocco di neve è fluto avanti. Muori! What? Come sono a livello 6? Come scioglie un po' la tensione? Le tue battute non fanno ridere. No, che figo, sono già a livello 6. Così impari. Cos'è? È una canna da pesca ancorata al terreno, la tiri su? Sì. Tutto ciò che è attaccato all'amo è una foto di un mostro strano. Chiamami, ecco il mio numero. Decidi di non chiamare. Decisamente neanche io lo farei. Quello era davvero disperato. Disperato. Dunque, come ti dicevo di Undyne?
Conversazione molto intrigante. Un intenso cosa sta succedendo? Sasso, mio Dio! Quello è una mano! E ha un'aria così familiare! Ma quello è un sasso. Credo sembri familiare perché è un sasso. Ehi, che c'è davanti al sasso? No, ehi, che c'è davanti al sasso? Oh mio Dio, è forse un umano? Beh, sì. Oh mio Dio, sasso, finalmente ce l'ho fatta. Andai me. Io sarò così. Popolare. Umano, non puoi passare in questa zona. Io, il grande papirus, ti fermerò. Poi ti catturerò. Ti consegneranno alla capitale. Poi non sono certo di cosa accadrà dopo. In ogni caso, continua a tuo rischio e pericolo. Beh, è andata bene. Non ti agitare, piccoletto. Terrò un'orbita aperta per te. Grazie, Sans. Questa cosa non ho idea di cosa sia e passo avanti. Ghiacciopello sfila in Bella Vista. Sei sicura? È il tuo cappello? No, mi sa che è il tuo. Oh! Aia. Hai vinto. Cosa ho scritto? Sei veramente evitato a muoversi. Ok. Oh! Ciao! Si è mosso su qualcosa, l'ho immaginato? Quello che si muove. Se si fosse mosso qualcosa, per esempio un umano, farò sì che non si muova mai più. Dopo sbarra la strada. Lotta. Morino! Che verso ho fatto? Non ti muovere. Ah, ok. Doggo non sembra trovare nulla. Morino! Che verso ho fatto? Biscotti per cani. Ciao Sans. Aspetta, se non erro. E ghiaccio, mi pare più ecologico. Allora. Ciao, sono un pupazzo di neve. Voglio vedere il mondo, ma non posso muovermi. Saresti così gentile, vigliatore, da prendere un mio pezzo e portarlo molto lontano? Sì, dai. Grazie, buona fortuna. Hai preso il pezzo di pupazzo di neve. Va bene, io ti porto lontano, senti. Ma davvero? Quell'umano! Lo conosco! Non conosci? Chi conosci? Cosa? Non so leggere questa roba. Certo che conosco chi conosco. Volevo conoscere se conoscevi chi conosco. Se chi conosco. Non riesco. La mia mente non capisce. Se lo conosci? Oh oh, parli del diavolo. Per fermarti, io e mio fratello abbiamo creato dei puzzle. Credo che questo lo troverai piuttosto scioccante. Perché vedi, questo è il labirinto elettrico invisibile. Quando tocchi i muri di questo labirinto, questa sfera ti darà una bella scossa. Sembra divertente? Perché probabilmente il tuo ammobiliare. La mia dislessia è fuori da ogni limite umano. Il tuo ammontare di divertimento penso in realtà sia piuttosto piccolo. Ok, ora puoi proseguire. Ma cosa? Non ho fatto niente. Sans, che hai combinato? Credo che l'umano debba raggiungere la sfera. Oh, ok. Così. No, sei serio che mi disegni la strada? Non lo ricordavo, sincera. Reggi questa, per favore. La camminata vale tutto il gioco. Ok, prova adesso. Aspetta. Ecco, incredibile, lumaca scivolosa. L'hai risolto così facilmente. Troppo. Tuttavia, il prossimo puzzle non sarà così facile. È progettato da mio fratello Sans. Sicuramente resterai confuso. Io so di esserlo, yeah. Allora sarà veramente molto complicato. Ciao tizio. Non ho voglia di spendere gold. Quindi, oh, aspetta. Voglio vincere quell'uno di gold. Può sempre essere utile. No, no. Sì, però pure tu. No. Gol. Golf? Non lo so.
La tua premura per palla ti ha condotto a una deliziosa vittoria. Grazie. Perché? Dove dovremmo andare qua? Umano, spero tu sia pronto per... Sans, dov'è il puzzle? È proprio qua, per terra. Fidati, non esiste che possa superarlo. Io passo avanti. Ciao. Sans, non l'ha nemmeno guardato. Ups. Sapevo che avrei dovuto usare il cruciverba di oggi. Ma cosa? Cosa? Cruciverba? Non posso credere che tu l'abbia detto. Secondo il mio parere, cruciparole è chiaramente più difficile. Che? Davvero? Bello. Quel miscuglio facile facile di parole è prosa da latte. Incredibile. Umano, risolvi questa disputa. Qual è più difficile, cruciparole o cruciverba? Voi due siete strani. Ma cosa? I cruciverba sono facilissimi e ogni volta la soluzione è la stessa. Riempi tutte le caselle con la lettera Z. Perché ogni volta che guardi il cruciverba, tutto ciò che posso fare è rosa. Sei un genio. Sei un genio. Sì, un checkpoint. Che bello. Questa mi sa che è un altro puzzle. O è una lettera di papyrus. Sì. Umano? Sì, ma non c'ho voglia di leggere, quindi. Dovrebbe dire che tipo devo mangiare gli spaghetti con una trappola, ma non ho voglia di leggerlo, quindi. Allora, qui ci dovrebbe essere l'interruttore. Ma mi attacca cane minore. No, poverino, pan. Oh, lezzo. Hai vinto. Oh, che è appena successo? Non chiedetemi. L'ho ridotta icona per sbaglio, io le mie cose che faccio, cioè sono intelligente. Cose varie. Allora, io ancora devo capire se questi due sono dei boss o no, perché insomma non sono mostri normali. Però non, secondo me non sono boss, perché i boss hanno tutti la musichetta un po' strana. Eliminare te! Grazie. I cani ti assaltano. Kanami, bam. No, povero. Lontano dal mio cucciolo, lo intende me. Gne. Aia, ma posso? Gli umani hanno la coda? Perché? Oddio, cosa ho fatto? Ok, tu sei andato. Ti taglio in due. Aia. Aia, 20. Adesso vedrai, pam. Ti taglio in due. Aia, aia. Troppe cose mi togli. Aia. La canessa è sul piede di guerra. È sul piede della morte. Ah. Aumento di love. Ok. Ok, i vari puzzle. Facciamo così. Facciamo cosa. E abbiamo fatto. Tac. Ciao Papyrus. Cosa? Come hai evitato la mia trappola? Che cosa più importante? Ne sono rimasti per me? Lasciati. Davvero? Wow! Hai resistito al gusto della mia pasta artigianale solo per poterla dividere con me? Certo, logico. Tranquillo, umano, io il capo qua con il virus preparerò tutta la pasta che mai vorresti volere. Perché? Spiegami. Umano? Come dire? Ci hai messo molto ad arrivare. Quindi ho deciso di migliorare questo puzzle. Risistemando la neve per darle la forma del mio viso. Purtroppo la neve si è bloccata sul terreno. Ora la soluzione è diversa. E come sempre, il muy piccolo fratello Sans non si vede. Suppongo già che sta dicendo sia: tranquillo, umano.
io, il grande papyrus, risolverò questa magagna. Allora potremo proseguire entrambi. Intanto, sei libero di provare tu il puzzle. Tenterò di non rivelarti la risposta. Ok, io direi di fare tipo... Ah, no, mannaggia. No. No, mannaggia, sono stupida. Niente, sono più scema di Papyrus. Niente. No, mannaggia a te, mannaggia. Niente, fu così che Rebecca resta ferma su questo puzzle per 3 anni circa. Invece no. Volevi... Wow, l'hai risolto! E ce l'hai fatta senza il mio aiuto! Incredibile, sono stupito! Io ed era qua il passo quanto me! Beh, sono certo che alla prossima amerai il prossimo puzzle! Cosa ho appena detto? Forse lo troverai addirittura troppo facile! Aspettami! Quanto veloce quest'uomo! Ciao Sans! Tu eri sempre qua? Prima non c'eri! Ah, benissimo, questo puzzle mi mancava. Ehi, è l'umano! Fatto rivedere questo puzzle! È stato creato dalla grande dottoressa Alpis! Vedi queste piastrelle? Una volta attivato questo interruttore, inizieranno a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione diversa. Le piastrelle rosse sono impassabili. Non ci si può camminare sopra. Le piastrelle gialle sono elettriche. Ti daranno la scossa. Le piastrelle verdi sono l'allarme. Se le si calpesta, tocca combattere con un mostro. Le piastrelle arancioni sono l'arancia, faranno profumare deliziosamente. Le piastrelle blu sono acquatiche, nuotaci se vuoi, ma se odori di arancia i piranha ti morderanno. Pare logico. Inoltre, se una piastrella blu è accanto a una gialla, anche l'acqua tira la scossa. Ma cosa? Le piastrelle viola sono scivolose, scivolerai sulla piastrella accanto. Tuttavia il sapone scivoloso profuma di limoni, che non piacciono ai piranha. Viola e blu vanno bene. Ultime, le piastrelle rosa non fanno niente. Calpestare quanto vuoi. Com'è andata, hai capito? Capito la piastrella? Sì. Grandioso! C'è un'ultima cosa, questo puzzle è tutto casuale. Quando attivo un interruttore creerà un puzzle mai visto prima. Neanche io saprò la soluzione. Preparati! Non posso muovermi, dovrò aspettare. Notare la faccia di Papyrus è bellissima. Ma cosa? Ciao Sans. Oh, un salvataggio. Ok. Bene, io direi che posso concludere qui, perché ho affrontato troppi mostri oggi. Perché dovete sapere che questo episodio è il seguito di quello del primo. Praticamente li sto facendo tutti e due insieme, perché sono una brava persona. E ciao galassie!